un'altra terra di lavoro, ultimo avamposto di una civiltà perduta. Poi mano a mano capirete perché questo, abbiamo deciso di fare questo, di inserire questo titolo. Credo che sia doveroso che adesso la prima cosa da fare è far dare i saluti al sindaco, che è autenticamente il padrone di casa di Casper, quindi di Mignano Mondolini. Buonasera a tutti e benvenuti a questa settima edizione di questa manifestazione che ha il merito di rivalutare quello che è stato il fenomeno del brigandaggio, perché probabilmente fino a 7 anni fa, prima che iniziassero queste manifestazioni, poco si sapeva, poco si conosceva di questo fenomeno che ha interessato anche il nostro paese e soprattutto la nostra frazione di Gaspoli, che ha dato i natali a dei più famosi, diciamo, briganti dell'epoca. E quindi io devo fare veramente un ringraziamento di cuore, un ringraziamento sentito all'Associazione Historicus, al suo presidente Angelo con la consorte Cristina, che stanno lavorando, hanno lavorato e stanno lavorando tenacemente senza, con non poche difficoltà, immagino, perché quando si fanno queste manifestazioni, che sono manifestazioni di tipo prettamente culturale, non è facile organizzarle, non è facile far partecipare la gente. Oggi, grazie a Dio, vedo una bella, una folta partecipazione, e questo ci fa piacere. E ci fa piacere perché, innanzitutto, come dicevo, ci fa rivivere, ci fa capire qual è stato il vero fenomeno del brigandaggio, perché per molti anni, anzi per tanti anni, il brigandaggio è stato visto come un fenomeno quasi, cioè totalmente negativo. Poi invece, grazie a una serie di convegni, di studi, di persone che ci hanno lavorato, oggi possiamo dire che questo fenomeno è stato rivalutato e anche diciamo, il fenomeno del brigandaggio ha contribuito, tranne come dire, azioni che non mancano mai, azioni negative che non mancano mai, ha contribuito alla liberazione, diciamo, e alla costruzione della nostra parte. Adesso devo far dire due parole all'altro padrone di casa, che è Angelo Andreotti, che diciamo è un autorevole padrone di casa, perché è stato capace di allestire qualcosa che, come diceva il mio amico Carmine, che abita a Conca della Campania, ma adesso non so se è colpa sua che non conosceva questo posto, è colpa vostra che non l'avete fatto conoscere. Sta a due passi da qui e non sapeva nemmeno l'esistenza di questo museo, che è qualcosa di incredibile. Prego Angelo, eccola. Allora, buonasera e benvenuti a questa settima edizione del Campo del Brigandaggio. Stiamo cercando di migliorarci, insomma, un po' alla volta, perché non è che possiamo disporre di fondi, quindi ci diamo una mano. Soprattutto siamo riusciti a far rete con numerose associazioni, sia del Lazio, del Molise, dell'Abruzzo, della Basilicata e della Campania, ovviamente. E quindi grazie a questo riusciamo ad aiutarci a vicenda. Ecco. Ci sono molte persone che ci stanno aiutando, di Tora, con cui abbiamo allacciato un rapporto molto bello, insomma. Partecipiamo a diverse manifestazioni, li trascineremo anche alla sfilata medievale di Mignano, e quindi vediamo un po' di cercare di fare qualcosa di più per questo paese, per il territorio. Grazie, non perdo altre cose. Grazie Angelo. Andiamo, visto che qui i padroni di casa sono veloci, meglio così. Adesso voglio passare, do la parola al professor Pisco, che ci sta deliziando con le sue opere che sono qui presenti e ci spiegherà brevemente quello che sta esponendo. Buonasera a tutti. Innanzitutto desidero ringraziare la dottoressa Norma Mazzotti, Maria Cristina Verdone, che ho avuto il piacere di conoscere questa mattina,
suo marito Angelo e Claudio Sottarelli, chiaramente. Grazie. Saluto il signor sindaco e le persone convenute. Ebbene, questa mostra nasce, brevemente ve lo dico, nel 1999, giorno, anno in cui si è celebrata la Repubblica Partenopea, i 200 anni della Repubblica Partenopea. Il mio insegnante di pittura dell'Accademia di Belle Arti di Napoli realizzò una mostra proprio dedicata alla Guglielmo San Felice e a tutti i fautori della cosiddetta Repubblica Partenopea. Io ho voluto realizzare delle insorgenze visive proprio per cercare di contrapporre a livello iconologico e a livello iconografico qualcosa che non esisteva nei libri di scuola dei ragazzi, perché l'iconografia è sempre stata prosa voia. Io ho voluto realizzare opera su opera dei lavori che, dedicati alla figura di Borbone, alla figura dei briganti. Non è stata un'egida, non ho voluto creare, diciamo, la guerra in quanto tale, ma sono tutti delle raffigurazioni che mettono in evidenza l'etica, la morale, la parte religiosa, quella componente religiosa dei soldati delle due Sicilie, ma non soltanto la guerra. Ritengo che questa sia una cosa importante, e attraverso le varie manifestazioni che ho fatto in tutta Italia sono state accolte in modo molto positivo. Sono delle opere che io ho voluto realizzare in quanto, in modo veramente nefasto, Melchiorre Delfico era un caricaturista, era un librettista, era un corista ed era un personaggio poliedrico molto interessante, lo ritengo dal punto di vista artistico, ma ahimè era massone ed era un pittore al soldo di Savoia, ed era uno dei disegnatori, uno dei caricaturisti del giornale L'Arlecchino di Napoli. Ebbene, le sue opere, le sue caricature hanno creato quello che è un'immagine negativa di Francesco II di Borbone, del Papa, dei briganti, cercando di sminuire quello che effettivamente era la realtà. Io ho voluto creare invece una iconografia che dicesse completamente l'opposto, attraverso come si realizzavano le immagini dell'epoca, dei lavori realizzati su pale di legno, oppure delle acqueforti, oppure anche delle silografie, mettendo in evidenza degli episodi salienti della nostra storia, come ad esempio quella della battaglia del Volturno, ma non la battaglia, la guerra, la morte, la disperazione, le grida, ma quel momento in cui i garibaldini sbaragliati si buttarono nel Volturno e i soldati borbonici si buttarono nel fiume per cercare di aiutarli. Ecco, questo è stato un elemento fondamentale e importante, perché in effetti i borbonici avevano un'etica, avevano una morale, avevano un elemento religioso che li spingeva a fare questo, cosa che invece non avevano i piemontesi. Adesso do la parola a Raimondo, a scusami, Massimiliano, gestitevi voi quello che tu. Grazie e buonasera a tutti. Sono Massimiliano Stefanelli, faccio parte del gruppo teatrale Briganti di Cantore e occupo in modo particolare della parte musicale. Proprio quest'anno, noi sono ormai 7 anni che portiamo avanti nelle piazze e nei teatri la storia un po' del brigantaggio, vari personaggi, però in modo particolare da un anno, poco più di un anno, portiamo avanti, ormai abbiamo fatto circa una ventina di rappresentazioni, la storia di Michelina Ricetta. Abbiamo fatto il debutto al Teatro Fellini di Pontina a marzo dell'altro anno e l'ultima rappresentazione è stata proprio venerdì scorso all'Anfiteatro di Trevi nel Lazio. Quindi avremmo terminato quest'anno per quanto riguarda le rappresentazioni, anche se io dico siamo qui al paese, alla città di Michelina di Cesare, sarebbe molto bello poter completare questa, non è stato mai possibile, quindi io lancio lì un invito anche al sindaco, perché mi sembrerebbe l'approdo definitivo, insomma, nel senso di fare questa, raccontare la storia di questa, della più famosa brigantessa proprio nella sua città natale. Quest'anno abbiamo fatto, a gennaio abbiamo fatto un CD, questo CD che si chiama appunto Michelina ed altre storie. Si tratta di 11 canzoni e due poesie, una delle quali proprio su Michelina di Cesare, che adesso Raimondo vi farà ascoltare. Questo CD è stato prodotto interamente da noi, la musica, i testi sono di Giuseppe Ranucci, che è il regista del nostro gruppo teatrale, la musica è mia, la voce è mia, insieme a un'altra componente che oggi non c'è. In più c'è una poesia su Michelina di Cesare che è di Raimondo Rotondi.
questo CD noi lo stiamo portando appunto a conoscenza, perché lo stiamo vendendo, è stato fatto con tutti i crismi, quindi parliamo di un CD fatto in studio, depositato alla SIAE, e vi assicuro che scorre bene. È carino perché i 13 pezzi, io faccio una battuta, ci ho lavorato in studio per tanto tempo, poi quando l'ho sentito la prima volta detto, mi sembra strano che l'ho fatto io, perché era per me è bello, è molto bello. Quindi io, per chi fosse interessato, poi lì nel banchetto, oltre al calendario e alcuni libri, abbiamo questo CD che stiamo portando a vostra conoscenza. E questa sera vi faremo ascoltare alcune canzoni del CD, non tutte, chiaramente sono 13, vi faremo ascoltare 4 pezzi, però voglio iniziare proprio con un omaggio a Michelina di Cesare, facendovi ascoltare prima la poesia e poi la canzone. Dottor Di Luca, prima lei ha parlato, no, mi scusi, ha detto delle cose che noi abbiamo riportato proprio nella canzone, quindi se voi fate attenzione alla canzone, ci sono appunto le cose che sono appena state dette. Allora, un attimo solo, vi passo a Raimondo Rotondi, grazie. Buonasera a tutti, un attimo dei problemi tecnici. Rachel la fotografia mo guardava essa, Michelina De Cesare la brigantessa, femmina bella, dista innamorata, che le ciocia di piede e ben armata. Quando fondata ce ne stavano tante, le vecchie nostre chiamate brigante. Che brigante ci furono chiamate, ma strigne strigne erano soldati. A che la guerra rinomare tempo fa, che con voda se l'era ancora raccontata. La femmina nostra, che era Michelina, si trovette mise a quella ruina. A dove l'uomo si è guerra chiamata, la guerra la fece e morette soldata. A essa, come volette brutta sorte, gli ha toccato pure prima la morte. Ma a che la male peggio gente venuta da cento roba a fanno cento. 7 anni di fuoco erano passati, 7 anni di guerra e scoppettate, montagna, paura, fame e fredda, a sto mondo che si faceva stretta. Scortava la via e l'aria scortava, gli tempi attraverso si reggerava. 30 agosto 1868. La mala sera, che era già quasi notte, come succede a questo mondo triste, Giuda una davota se vennette Cristo. Caifa pazzetta una cica che ponse guidata, una povera femmina moretta torturata. Quando alla gente il Logan si scappa, quando in danno capa sempre barabba. Io in Europa, alla piazza Mignano, 4 morte che erano state cristiane, li ammucchiano alle cime. Mostra. Una era Michelina De Cesare nostra, nuda in tutto e accesa alla cima alla mente, senza vergogna di far la vera alla gente. Trant'anni di tempo ne passate la mare, ma quella fu la morte di una bella sociale. Grazie. Ponte è sempre una scoperta, noi ormai ci seguo sempre e grazie a lui riusciamo a riprendere tutti i nostri convegni, eventi che poi vi comunicherò dove andare a vedere per chi volesse andarli a revisionare. Ma adesso l'ho scoperto anche poeta, autore, poeta. Oggi sono brigante di cartone. Quindi nulla da minghino. Bene, adesso veniamo al clou del convegno. No, è la canzone ora. Ah, scusami. C'è la canzone. Chiedo scusa. Niente. Michelina di Cesare, la bella e fiera brigantessa di Cascoli, un'azione di guerriglia che da 6 anni tiene tenacemente testa alle forze sabaude. Stelle
torre alto stato e agisci con ardore, hanno invaso la tua terra, vai sui ponti per amore a combattere una guerra, una lotta disperata per la gente, per la vita, e tu sai determinata, giochi bene la partita. Agosto 1870, per me la data della fine della guerra, quando fu arrestato, fu ucciso in maniera abbastanza vigliacca Domenico Fuoco in una caverna tra Valle Rotonda e Acqua Fondata, e lì c'è la fine della guerra, che per me non è stata soltanto una guerra tra piemontesi, italiani e napoletani, ma è stata proprio uno scontro di civiltà. Adesso inizio con il professor De Luca, che fa un tratteggio. Lui mi diceva prima, non parlo della civiltà contadina, la civiltà contadina è la nostra. Se questo paese è riuscito a superare due guerre mondiali, la guerra fredda e tutto, perché c'è sempre stato il cemento armato fatto dalla civiltà contadina, che purtroppo oggi non esiste più, e non saprei nemmeno se saremo più in grado di poter sopportare altre crisi, perché questo cemento armato è finito. Il professor De Luca adesso ci tratteggerà questo tipo di mondo che si confuse tra contadino e brigantesco, ma non erano concorrenti, ma erano concorrenti ma complementari. Saluto al sindaco, sempre presente, complimenti, e un saluto al padrone di casa, un saluto a tutti voi. Il 1866-1865 sono gli anni più duri, ecco, della repressione da parte del governo piemontese, io dico piemontese perché dovremmo dire governo del Regno d'Italia, perché piemontese lo chiamavano allora i nostri concittadini, quelli del nostro territorio. Tra l'altro erano gli anni anche della rivolta più forte, dove si dimostravano più vivi i combattimenti, più presente la forza dei contadini che si rivoltavano e che si ribellavano alle imposizioni che venivano dal governo nazionale, ma soprattutto dalle forze militari che operavano su questo territorio. Tra l'altro c'era anche un'azione fatta nei confronti degli amministratori del comune di Mignano. Il sindaco Serafino Mancini fu rimosso nel 1865, fu sciolto anche il consiglio comunale perché secondo il prefetto De Ferraris, che tra l'altro aveva emanato un decreto che rendeva ancora più pesante l'applicazione della legge Pica, della famosa legge Pica, questo decreto prevedeva il divieto di circolare nelle campagne senza un documento di identità rilasciato dal sindaco sotto la sua responsabilità, il divieto di portare, quando si andava in campagna a lavorare, un cibo che fosse maggiore per quantità a quello che era necessario per una persona nella giornata. E l'altro divieto era di non soggiornare, di non rimanere di notte nelle masserie senza il permesso del sindaco, ma in questo caso il permesso doveva essere anche vidimato dalla comandante della caserma dei carabinieri. Quindi una vita dura, si faceva terra bruciata intorno al mondo brigantesco, diciamo, ai contadini che si ribellavano. La guerra feroce. La guerra feroce. Tutto questo, ecco, è importante valutarlo per considerare le cose che si vanno dicendo oltre. Parlare ora di questi fatti che risalgono a 150 anni fa, per me, cioè in
quel periodo in cui diciamo, la repressione feroce insanguinava il Mezzogiorno d'Italia, ma anche queste nostre terre, in particolare queste terre di Caspoli e di Mignano, significa anche fare un po', è un'occasione, insomma, per cercare di scoprire la verità storica, una verità che a quel tempo fu dimenticata, o per meglio dire fu nascosta. Perché? Perché si cercò di trattare tutte queste storie, tutte queste fatti, per cercare di rendere più favorevole il consenso verso Casa Savoia, di fare l'apologia di Casa Savoia e nello stesso tempo di scrivere delle notizie bugiarde per screditare la casa dei Borboni, per screditare Francesco II, soprattutto con l'irridente Franceschiello. In realtà, se andiamo a leggere i fatti storici, approfondendoli, ci rendiamo conto che quel re Franceschiello non fu un re qualsiasi, fu un re che aveva una cultura. Il Nisco dice che non c'era nessuno che conoscesse la legge e i regolamenti amministrativi più di Francesco II. Francesco II fu un sovrano dignitoso, responsabile, perché si dice fuggì da Napoli. Non fuggì da Napoli, partì da Napoli, ma per una scelta, perché Napoli, che era la terza città dell'Europa, per splendore, per popolazione, per tesori di cultura ed arte, non voleva che fosse distrutta con una guerra combattuta all'interno della città. E in questo era d'accordo anche il cardinale di Napoli di allora. Quindi fu una scelta quella di partire da Napoli per evitare che la città di Napoli fosse distrutta, fosse danneggiata. E di questo forse ci parlerà ancora meglio il professore Erminio Di Piassi dopo, perché tratterà proprio questo argomento, penso. E tra l'altro non fuggì da Napoli, perché andò via da Napoli a testa alta e di giorno, lasciando tutti i soldi lì. E lasciando tutti i tesori, perché lui era proprietario di tutti questi tesori. Non portò via niente, dimostrando anche onestà. Partì alle 6, sono le 6 e mezza, come vedete, giorno, non fuggì. E partì dopo aver incontrato il sindaco di Napoli e il comandante della Guardia Nazionale per raccomandargli di mantenere l'ordine nella città, per evitare che nella città ci fosse, ecco, il disordine, ci fosse scoppiasse la guerra civile. E riunì il Consiglio di Stato e poi partì col messaggero. E sul messaggero c'era il vessillo, la bandiera del Regno delle Due Sicilie. Quindi come si fa a raccontare che fu a chiamarlo Franceschiello e a dire poi aveva deciso di spostare la difesa del suo regno nelle fortezze di Capua e di Gaeta, e dimostrò anche sia a Capua che a Gaeta di saper essere vicino al suo esercito, e a Gaeta in particolare, dove trovò anche il sostegno della regina Maria Sofia, che tra l'altro assunse anche un altro titolo, quello di eroina di Gaeta. Quindi questi soldati che conoscevano chi era il stato il loro re, quando furono sconfitti a Gaeta, non potevano accettare che ci fosse nei loro confronti una repressione così forte, perché mentre gli ufficiali, che erano stati i traditori in maggior parte di Francesco II, vennero accolti nell'esercito di piemontese, i soldati non vennero accolti, ma furono portati nelle prigioni del nord, dove soffrirono la fame, il gelo, il freddo, il caldo, e molti di loro morirono senza tornare nelle loro case, come è concesso ai prigionieri di tutto il mondo. Ma quello che colpì questa gente di Caspoli fu la repressione. La repressione che fu molto... Ecco, tempo non c'è. Il carcere preventivo. Tante cose. Se ma se voi pensate che la mamma
di Cicone, Caterina Violo, che va a portare da mangiare al figlio, una volta viene condannata poi a 20 anni di lavori forzati, insomma questo vi dà un segno, insomma, di quella che era la repressione di allora. Ecco, quello che voglio concludere, ecco, quello che voglio dire è che la repressione fatta in quegli anni contro le popolazioni di questo territorio, che erano popolazioni buone, perché se qui non fossero venuti ad arrestare senza bisogno Alessandro Pace non sarebbe diventato. Se non fossero venuti ad arrestare Cicone non sarebbe diventato brigante. Quindi questo territorio forse non avrebbe avuto il brigantaggio che c'è stato. Quindi c'è stata proprio una voglia di creare la rivolta. Allora, questa repressione, diciamo, è una delle pagine più nere che sono nella storia dell'Unità d'Italia. Non ho parlato delle brigantesse e delle donne, però voglio dire che furono chiamate trasgressive quelle donne che imbracciarono il fucile, però le donne che furono nelle bande dei briganti lottarono anche loro per la giustizia e per la libertà. Diedero un grosso contributo e furono donne vere, donne che furono capaci di morire combattendo a fianco dei loro uomini, andando sulle montagne a fianco dei loro uomini. E furono donne vere, come lo fu Michelina di Cesare. Bravo. Per dire che abbiamo iniziato. Casa sconfitto Emiliano, se per giunta vieni arrestato, solo per essere stato fedele al cuore. E quando gli acquisti i nostri convegni sul 799 e sul 1860 mettono in evidenza il fatto che ho notato, leggendo, facendo i miei studi nel mio piccolo, che questa volta le donne scendono in campo in più occasioni, sia alla Maddalena sia in tutto il regno durante il 1799 come il 1860. Perché? Perché effettivamente loro erano custodi di una tradizione, di una civiltà che avevano capito che stava morendo. E quindi ci sono proprio degli episodi dove, a parte le brigantesse, nei paesi, nei luoghi dove si consumava la battaglia più feroce, le donne in prima linea, perché loro mai come quella volta avevano capito che era in pericolo il loro modo di essere, la loro esistenza, la loro essenza. E ogni volta che faccio metto sempre in evidenza due personaggi,
Michele di Cesare, che ormai è inutile, credo che sia stato scritto pure abbastanza, molto, e quindi nessuno, è la regina Maria Sofia. Quando Maria Cristina e Angelo, Norma, Nicola mi chiesero cosa potevamo fare, ho detto guardate, ma di briganti e brigantesse abbiamo parlato in continuazione, facciamo arrivare la regina Maria Sofia qua. Io c'ho una persona che più nessuno come lui conosce, sa tratteggiare questa figura, e il titolo era, che ho voluto fortemente, la regina Maria Sofia, una brigantessa con la corona, perché sono convinto nel mio piccolo e nella mia convinzione personale che a parte invertite avrebbero fatto la stessa cosa, due nobili, due regine dell'anima nell'essenza. E chi è nata in un ambiente, chi in un altro, hanno cercato fino all'ultimo di poter salvare la propria terra, la propria nazione. Non erano femministe come molte pensano, vulgata come diceva Fernando, che molti li vogliono dare questa fede, no, erano due donne tradizionali, anche nella loro trasgressione, che trasgredivano, ma erano tradizionali. E per loro faccio un complimento che riservo solo per mia moglie Cinzia, per me erano due femmine vestite da donne, quindi praticamente erano due cose che oggi non si vede più troppo facilmente. E un'altra cosa molto importante, loro hanno anticipato una cosa che è stato il dolore degli ultimi 150 anni, le donne da sole, perché i loro mariti andavano o i migranti e quindi spesso rimanevano a casa ad aspettare i soldi che arrivavano da fuori. E anche un'altra cosa, le due guerre mondiali, signori, non dimentichiamo, queste dopo le donne sono state da sole spesso, rimaste anche vedove, che i loro mariti per colpa della nuova civiltà che ha imposto il servizio di leva e sono stati, e hanno mandato a morire, ad ammazzare tantissimi giovani in maniera inutile. Quindi queste sono donne che hanno vissuto da sole subendo il brigantaggio e le due guerre mondiali. Quindi io adesso do la parola a Erminio De Biase, che credo che meriti un applauso, perché è veramente una persona che non si come poco la figura di Maria Sofia. Grazie. Buonasera. Scusate se non mi alzo, ma devo leggere, altrimenti poi rischio di non battere la maniera. Allora, fra i tanti troppi eroi che impacciscono il cosiddetto risorgimento, la storiografia ufficiale si guarda bene dal menzionare colei che, senza dubbio alcuno, è forse l'unica a meritare il titolo, Maria Sofia von Wittelsbach, ultima regina di Napoli, moglie di Francesco II di Borbone, che dagli spalti della fortezza di Gaeta oppose l'ultima eroica e sfortunata resistenza contro l'invasore piemontese, che senza aver mai dichiarato ufficialmente guerra, con un'ignominiosa aggressione, fagocitò il più antico, il più prospero, il più esteso territorio della penisola italiana, il regno delle due Sicilie. Noi qui stasera celebreremo l'eroismo dei vinti, di quei vinti che i libri di scuola non riportano, di quei vinti che ebbero come loro regina l'eroica Maria Sofia, una sovrana nelle cui vene scorreva un sangue tra i più nobili della storia, come ebbe a scrivere Marcel Proust, e che, benché tedesca, possedeva una certa passionalità mediterranea. In lei si fondevano passione e riservo, sorriso e malinconia, giovinezza ed insoddisfazione. Anticonformista, ribelle, indomita, tenace, orgogliosa, mai rassegnata, sfidò il destino e il suo coraggioso impeto d'azione a Gaeta la spinse sempre in prima linea insieme con i suoi soldati. Terz'ultima figlia dei duchi Max e Ludovica di Baviera, sorella minore della più famosa Sissi, futura imperatrice d'Austria, Maria Sofia nacque a Possenhofen, località dell'Alta Baviera, il 4 ottobre 1841. Tra tutti i fratelli e sorelle Wittelsbach, le più belle in assoluto erano Elisabetta e Maria Sofia, entrambe eccezionalmente brune, in un mondo popolato di biondi. Avevano corpi slanciati, altezza superiore alla media e ed occhi profondamente turchini. Non appena diciassettenne, Maria Sofia fu chiesta in moglie da Francesco di Borbone, erede al trono delle due Sicilie, che sposò per procura, non ancora diciottenne, nei primi giorni del 1859. Lo sposalizio ufficiale sarebbe stato celebrato il mese successivo a Bari, dove tutta la corte napoletana era andata ad accoglierla.
Poco più di 6 mesi dopo, il 22 maggio 1859, moriva re Ferdinando e Maria Sofia diventava anzitempo regina delle due Sicilie. L'anno successivo, Garibaldi sbarcato a Massala e grazie alla spudorata e subito alla protezione della Gran Bretagna, avrebbe poi impunemente risalito la penisola. In quell'estate del 1860, mentre vedeva sgretolarsi il regno sotto gli occhi, Francesco II, appellandosi al principio del legittimismo, da un lato cercava di coinvolgere i sovrani d'Europa chiamando la loro attenzione sull'aggressione che stava patendo e sperando in un loro decisivo intervento, e dall'altro si intestardiva ad affidare il comando delle sue truppe a generali decrepiti che a loro volta facevano a gara a sottrarsi alle proprie responsabilità. L'unica a vedere chiaro in quella situazione e da non perdere mai di vista la realtà era Maria Sofia, la quale incitava continuamente il marito di mettersi lui in prima persona al comando delle truppe. I soldati l'avrebbero seguita ad occhi chiusi e chissà se il loro entusiasmo, unito all'eroismo di cui in più di un'occasione avevano dato prova, non avrebbe costretto Peppe Garibaldi a scappare con le braghe in mano su qualche nave inglese che per l'appunto seguiva passo passo tutti i suoi spostamenti. Purtroppo però l'esortazione della regina rimase inascoltate e così il 6 settembre furono costretti ad abbandonare Napoli. Qualcuno parlò di fuga, in realtà però così facendo Francesco II evitò che la sua amata capitale fosse bombardata dalle navi inglesi che già erano nel porto, proprio a ridosso del Palazzo Reale di fronte a Santa Lucia che all'epoca affacciava direttamente sul mare e quindi proprio in direzione della città delle cannoniere britanniche, già opportunamente posizionate nella rada. In tal caso avrebbe risposto l'artiglieria borbonica da Castel Sant'Elmo e si può immaginare quanto spargimento di sangue ci sarebbe stato per le strade di Napoli, cosa che Francesco II non volle e che intenzionalmente evitò. Dopo la gloriosa ma sfortunata battaglia del Volturno del 1 ottobre 1860, il baricentro dell'estrema difesa del regno borbonico si sposterà a Gaeta, dove, sugli spalti dell'antica fortezza, col suo spregiudicato comportamento, col suo sprezzo del pericolo, in tutti gli oltre 100 giorni dell'assedio, Maria Sofia scriverà la sua pagina di storia più gloriosa, per cui da allora in poi sarà ricordata come di Heldin von Gaeta, l'eroina di Gaeta. E la regina, signor, quanto era bella, e che cuore teneva, e che maniere. Una buona parola sentinella, una strignuta in mano all'artigliere, stava sempre con noi, montava in sella, currendo e incoraggiando, giorno e sera, mocca, mollà, voggiurannanze sante, ne eravamo innamorate tutte quante. Cucchilla cappellina cacciatora, uicca regina, che l'era una fata, e t'era buonaiura e t'era sora, quando più scassiava cannonata, era capace se fermava per un'ora e dispensava buia e cioccolata, i referite e t'asciuttava faccia, cadive morte e te teneva in braccia, e palle le fiscavano pennanze, ma che essa le parevano confiette, tenevano coraggio e n'abbaldanza, che a una le sumpava cora a piette. Te portava e ferita all'ambulanza, steva sempre presente a capelliette, e tutte, chi agammava e chi moreva, stevano a guardare con l'occhio preva. Moriva essa, ero suonne tutte quante, desiderano un vaso in fronte a che ella significava, mettimmo cennante per fa una morte che si chiama bella. Biette, pepeanocchiate starignante, te faceva rapina fornacella. Proprio a così, signore mio, vedite, vostro puntanni e chiagne e voi ridete. Bravo.